Ciao, allora in questo video volevo parlarvi delle tendenze autunno-inverno di quest'anno per ciò che riguarda gli smalti. Voi lo sapete, comincia agosto e già sui giornali spuntano tutti i nuovi smalti, tutte le nuove tendenze, ovviamente sia per l'abbigliamento che per il make-up che per gli smalti. Di solito ogni anno, lo sappiamo bene, molti colori prettamente no, invernali o prettamente estivi si ripetono e anche in questo caso comunque ci sono molti colori che ovviamente ritornano nel periodo invernale. Ci sono le case cosmetiche, le case cosmetiche più importanti che ovviamente fanno il loro lancio e di solito dettano no, un po' le previsioni per quelle che saranno le tendenze. Ovviamente parlo degli smalti con dei nomi importanti come possono essere quelli di Chanel piuttosto che quelli di Dior. Vi farò vedere adesso gli smalti. Comunque, come al solito, vi farò vedere anche delle cose che magari si avvicinano come colori, che costano anche molto di meno. Comunque, come dico spesso, soprattutto con gli smalti, ci sono talmente tante marche di smalti che ormai è davvero facile riuscire a trovare dei facsimile o degli smalti che, anche se non sono, non si avvicinano, sono spesso con dei colori ancora più belli. Quindi quello che voglio dire è, se volete passarvi lo sfizio, assolutamente prendetevi lo smalto Chanel, lo smalto Dior, se è un colore che vi piace in particolar modo. Però ricordatevi che se andate bene un'occhiata in giro, come ho fatto, vi ricordate quando ho parlato del Mimosa e sul blog ho fatto vedere anche le foto con degli smalti che si avvicinavano tantissimo al Mimosa e costavano molto 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 di meno. Quindi quello che voglio dire è, sì, questi smalti sono molto carini, i colori di alcuni smalti sono davvero molto belli, però non necessariamente non significa che si devono avere quelli per essere, no? Cool, però appunto non significa che non ce ne siano altri che si avvicinino ai colori di tendenza. Quindi mi raccomando, date un'occhiata e come al solito, se avete visto già in giro delle cose interessanti oppure degli smalti che si avvicinano a quelli che sto facendo che vi farò vedere, lasciate un commento, fatecelo sapere perché ovviamente io non posso portarmi a casa tutti gli smalti di questo mondo, mi piacerebbe, ma non posso. E quindi magari ci sono delle novità interessanti o dei colori che si avvicinano appunto a quelli che vi farò vedere. Allora, cominciamo subito con Chanel. Chanel è uscita con tre smalti. Ogni smalto ha il nome di una pietra. Questo è graphite, poi c'è Pietre sono vero, almeno il dubbio. Pensi. quartz, graphite, che è questo che ho, e poi un altro con la P che non mi ricordo mai. Come ho scelto questi smalti? È davvero difficile perché su ogni giornale mi sembra che ci siano sempre delle cose diverse. Quindi ho preso, questo è People's Style Watch, e aveva questi, ne elencava 5 molto diversi tra di loro, che comunque secondo me rappresentano un po' quelle che saranno le tendenze. E come vedrete variano tantissimo. Comunque il primo nella categoria era uno smalto Chanel, ovviamente. Questo è il graphite. Molti degli smalti, delle tendenze che ho visto su molti giornali parlavano dei colori iridescenti, metallic, che sarebbe metallico o metallizzato? Come la macchina. Metallizzato, penso, metallizzato. Non ho trovato niente che si avvicinasse molto al graphite di Chanel. Però vi faccio vedere le cose che ho trovato, che secondo me sono interessanti e ovviamente costano molto di meno.
passiamo alla Maison Dior. Maison Dior. Questo devo dire che è stato. Non è stato facilissimo trovarlo perché sono andata in diversi posti e già era esaurito. Dior per la collezione autunno-inverno è uscita con due smalti. Un nude mi sembra con una tonalità rosa, non mi ricordo, non l'ho neanche guardato bene perché era uno di quegli smalti che trovi a $1, insomma, un po' ovunque. E poi c'era questo colore molto molto bello e ve lo faccio vedere. E vi faccio vedere subito dopo anche i colori. Ciuffo. È un blu tendente un po' al viola e si chiama Tuxedo. Perdonatemi se non li ho indossati tutti, ma sarebbe stato impossibile. Comunque li vedrete sicuramente durante i miei prossimi video. Allora, vi faccio vedere, come ho fatto anche con Graphite, i colori che anche con questo non ho trovato niente di identico, ma ho trovato comunque delle alternative che comunque sono sempre carine. In particolare quella Essie è un blu che io penso di aver fatto già vedere e lo trovo molto molto bello. Quindi ecco le alternative. Il prossimo smalto è di Deborah Lipman. Devo dire che non la conoscevo, non conoscevo questa marca, ho iniziato a vederla sui giornali da poco. Ho preso questo, che era appunto uno dei colori trendy di questa stagione che sta per arrivare. Lo so, mi dispiace, lo so, però sta per arrivare, ragazzi. Questo è il Billionaire ed è quello che ho messo perché mi piace. Di solito a me piacciono moltissimo questi smalti molto scuri, quasi no, che si avvicinano al nero. Di solito è molto più comune, si trovano molto più facilmente quelli il marrone scuro, il rosso scuro, anche il blu. Ricordo che Chanel, non so se c'è ancora, era uscita con il blu satin, che era un blu scuro, ma per me fin troppo scuro, perché sembrava quasi nero. A quel punto, no, se è così scuro che anche quando lo guardo sembra nero, non mi piace. Comunque, questo è, secondo me, la giusta tonalità. Mi piacciono molto scuri, ma non così scuri che non si veda nemmeno una sfumatura o appunto la tonalità. Billionaire è il mio preferito e devo dire che non ho trovato niente che si avvicinasse o che, non lo so, per me era il caso di farvi vedere come colori. Perché sì, ho dei verdi, ma no, volevo farvi vedere qualcosa di scuro e ovviamente ho tantissimi scuri, marrone scuro, rosso scuro, ma non ho trovato niente, anche ho dato un'occhiata un po' in giro, non ho trovato niente di quell'intensità, un verde così intenso, così scuro, è molto bello secondo me, quindi sicuramente è il mio preferito. Un'altra cosa che ho notato tanto sono i colori tendenti al neutro, opachi, ossia lucidi, ma opachi nel senso senza shimmer, senza microglitterini. E questa è una cosa che secondo me comunque torna molto. Ce n'è uno in particolare, di cui parlano anche qui nella classifica, che è uno smalto di Essie che si chiama Ladylike, che è anche quello è un nude con un sottotono, mi sembra lilla.
Ovviamente, come con i rossetti, ci sono dei nude che stanno bene su carnagioni più chiari, più carnagioni più chiare, carnagioni più scure, quindi. E comunque ho visto anche tantissimi colori, colori neutri, il grigio. Adesso vi farò vedere un paio di cose. Il grigio, il tortora, tantissimo, tantissimo questi colori. Quindi vi faccio vedere un po', vi faccio il close up di alcuni di questi colori nuovi neutri. Quest'anno i glitter sugli smalti non mancheranno, micro glitterini, macro glitterini. Sephora by OPI, che appunto è fatta da OPI per Sephora, ha questo qui che l'ho applicato, è davvero molto molto bello glitter. L'applicazione è uniforme, mi piace tanto. Come al solito i glitter, gli smalti con i glitterini sono davvero così difficili da rimuovere. Infatti l'altro giorno ho messo un post proprio dove vi chiedevo come rimuovere lo smalto con i glitter, perché ogni volta è un mal di testa assurdo. Ho detto sono tentata di prendere la carta vetrata e alla fine finisco che proprio con le unghie la tolgo. Comunque, mi avete dato tante tante diverse opzioni, quindi se anche voi come me avete problemi a rimuovere, per rimuovere lo smalto con i glitterini, date un'occhiata alla pagina Facebook di Makeup Delight. È uno degli ultimi posti, sì, uno degli ultimi posti. Uno degli ultimi post è proprio quello dove chiedo come rimuovere lo smalto con i glitter e troverete tantissime soluzioni. Quindi vi faccio vedere questo Sephora by OPI e vi faccio vedere altri alcuni degli smalti con i glitter che io preferisco. Vi faccio vedere anche gli smalti che ho con questo finish metallic che andrà moltissimo durante la stagione autunno-inverno. Vi faccio vedere anche alcuni degli smalti che ho con questo finish metallic che andrà moltissimo durante la stagione autunno-inverno. Due cose che volevo farvi vedere prima di andare via. Allora, innanzitutto questo smalto che mi piace tantissimo il fatto che è una marca canadese. È una marca canadese e ci sono tante, credo che abbia una decina di questi smalti che sono paint and peel. Quindi, dopo, quando è ora, appunto, quando li vuoi rimuovere, semplicemente li stacchi come degli adesivi. E c'è la base, no, la base, scusatemi, lo smalto è il top coat. Mi piace moltissimo anche il fatto che credo che sia molto comodo il fatto di avere lo smalto e il top coat e poi appunto si può portare in giro, si può portare anche in vacanza. E il fatto di non avere bisogno di acetone, secondo me, anche questo è molto comodo. Non l'ho ancora provato, lo proverò sicuramente, comunque sicuramente quando lo provo in uno dei video vi farò sapere come lo trovo. Magari sono già presenti gli smalti che si tolgono appunto come adesivi, che si applicano normalmente, che sono degli smalti normali, tra virgolette, che si applicano normalmente, però al momento di toglierli appunto si staccano come adesivi. Non sono adesivi, sono degli smalti che appunto poi si possono, no, togliere come se fossero degli adesivi.
Un'altra cosa di cui avevo sentito parlare, ma che non avevo ancora usato, e devo dire che d'ora in poi penso che lo userò sempre, è il sesh vit. Di dov'è il sesh vit? Il sesh vit, che ovviamente dal nome francese avrete capito che è fatto a Los Angeles, sì. Lascia lo smalto molto lucido, lo lascia molto lucido e poi si asciuga rapidamente, che almeno per me è la cosa più importante, perché spesso io non ho tantissimo tempo per applicare lo smalto. Magari lo applico quando Jacob sta facendo un pisolino e quindi devo, ogni volta capita che non mi si asciuga completamente, quindi mi si rovina. E con questo si asciuga davvero, è impressionante con che velocità si asciughi lo smalto. Ed è tutto, adesso dovrò riposare 200 smalti. Comunque, sicuramente lo ripeto, vedrete questi smalti anche durante i tutorial che verranno. E come al solito, fatemi sapere se c'è un colore che vi piace, un colore che magari avete notato che è simile a uno degli smalti che ho fatto vedere, perché è sempre utile sia per me, ma soprattutto per le ragazze che magari non li riescono a trovare, magari alcune delle marche non riescono a trovarle nei loro paesi, oppure non vogliono spendere, comprensibilmente, no, 20 euro per uno smalto solamente perché è trendy. Va bene essere trendy, però meglio ancora se si può essere trendy e risparmiare e non spendere tanti soldi. Quindi, niente, è tutto. Un bacio grande. Ciao.